Salve a tutti, sono Strambo e sono un sopravvissuto. E oggi vi volevo parlare dell'ultima cosa che mi sono comprato per la difesa domestica, diciamo. Che sarebbe questo qui. Hudson Escort and Guard, calibro 12 appunto, canna da 46 cm. Questa secondo me per la difesa domestica è una grande arma. Ora, essendo insomma una persona non cattiva di cuore, ecco, io la vedo una cosa per la difesa, un'arma. E questa, diciamo, per la difesa è una cosa che va bene, perché una cosa da difesa ravvicinata. E nella difesa ravvicinata praticamente un fucile a canna liscia, insomma, a pallettone, secondo me è una delle cose più letali che ci possa avere un civile, veramente letale. E qui vi faccio vedere tre munizioni, quelle che uso io, insomma, quelle che userei io. Allora, la prima, questa qui, è una munizione Law Enforcement, si chiama. Questa sarebbe caricata a pallettoni di gomma, cioè 15 pallettoni di gomma dentro. Che però, ecco, anche se sono di gomma e sono molto dolorose a prenderli addosso e sparati da breve distanza, anche letali, perché praticamente possono entrare nel corpo di una persona. Questa invece è quella lì, la cartuccia classica, quella lì secondo me da difesa è la meglio di tutte, che sarebbe una cartuccia 11-0, che vorrebbe dire 11-0. Intanto sono 9 pallettoni, questi hanno un diametro di 8,6 mm. E praticamente sparando un colpo di questi qui escono contemporaneamente 9 palle di 8,6 mm, quindi averci alla corta distanza 9 carabine attaccate insieme. Insomma, 8,6 mm è quasi 9 mm, insomma, una pistola normale. Quella che ho io, il revolver 357 Magnum, sono 9,1 mm, 9,2, poco meno. E poi c'è questa qui, le famose tiro a palla, questa. Poi ve la filmo più da vicino, la classica cartuccia da poligono, oppure da lunga distanza. Ed ecco, una cartuccia così da difesa domestica, e secondo me usarla a una distanza maggiore di 15 metri non c'ha neanche senso. Mentre questa qui è una cosa che con una palla da 28 grammi che ci divertiamo al poligono. Questa è praticamente una cartuccia da tiro a segno. Una cosa che dicono la gente, che disperdono tanto, invece no, non disperde tanto. Una cosa che praticamente la dispersione di una cartuccia di queste si disperde di un pollice, che sarebbero 2,5 cm all'incirca. Ogni metro che fa fuori dalla canna, quindi da un metro è quasi come sparare con una cartuccia a palla singola, solo che
Questa è sbriciolata quando entra praticamente ogni palla segue una traiettoria quasi propria, una cosa che veramente fa un danno micidiale. Quello che può essere il corpo, insomma, della vittima in questo caso, perché no? Anche se ti entra uno in casa dopo che ti abbaia il cane, dopo che gli hai detto sei armato, se entri spari, se entra gli spari, perché non c'è altro da fare, perché poi vedrai, ti portano via in manette, ti devi pagare l'avvocato, però sei vivo. Cosa, insomma, che è meglio che non succeda. Io sinceramente, se fossi un ladro, se entro in una casa, sento abbaiare il cane, sento il padrone da dentro casa che mi dice se entri ti sparo, ecco, io non entrerei proprio, anche se avessi un quoziente intellettivo della metà di quello che ho io, che poi sinceramente sono una persona normale, non è che sono un genio. Ecco, io non lo farei una cosa così. Però ecco, come estrema razza mi tocca questa roba qui. Prima il pallettone di gomma e poi quelli lì cattivi. Questo c'ha una capienza nel serbatoio e ci sono due versioni, una con la canna da 51 centimetri, un po' più lungo di questo, una con la canna da 46. Questo praticamente c'ha una capienza di 5 colpi più uno in canna, che io per sicurezza non glielo metterei mai. Ecco, questo fucile si carica. Vediamo se c'è. Non c'ha la sicura. Metto la sicura. Si carica. Così, praticamente. Così. E per scaricarlo sempre con la sicura facciamo questo, che sarebbe, si chiama Action Release, lo scarichiamo. Ora l'arma è scarica. Insomma, una cosa facile da usare. Questo conterrebbe nel serbatoio 5 colpi di questo, più uno in canna eventualmente, che io sono contrario a mettercelo il colpo in canna. Ora vi faccio vedere, vi filmo da vicino come sono questi. Ecco, questa è una slung, vedete, questa è una cosa che si usa per il tiro a segno. Mentre questa è la classica cartuccia a pallettone 11-0, 9 pallettoni. Quella di prima è 28 grammi, questa ha una carica di 33 grammi. E questa per la difesa domestica, secondo me, è la meglio cartuccia, perché non sgrana tanto,
il fucile a canna liscia è più lento del fucile a canna rigata, insomma, queste sono cartucce che vanno sui 360 metri al secondo circa. Queste cartucce qui, a meno che non becca uno spigolo vivo, non hanno dei grossi problemi di rimbalzo come ce lo potrebbe avere questa qui, la cartuccia slug, insomma. È abbastanza sicura da usare. Poi una cosa per dire, che dice la gente che non ce l'ha i fucili, che fanno una rosata enorme, no, non la fanno una rosata enorme, perché questa roba qui appena esce dalla canna sarebbe quasi uguale a questa, che si allarga più o meno di un pollice ogni metro che fa fuori dalla canna. Ora, a meno che non state nel Louvre, se avete una stanza grande, diciamo una stanza di 7 metri, si allarga di 7 pollici, che più o meno una cosa così. Non è che con una rosata becca 3 persone. Oppure che uno può sparare con questo senza prendere la mira, no? E qui, questo è un fucile, quando spari col fucile devi prendere la mira, non sparare. Come viene? Questo come prezzo praticamente sarebbe il fucile a pompa più economico che c'è. Nuovo costa 250 euro, su 250 euro circa, dipende quanto ci vuole guadagnare l'armiere. Io questo qui l'ho preso usato a 200 euro, fucile, con 3 calci. C'ha il calcio quello da fucile, insomma, che sarebbe il mio preferito. Poi, eventualmente, ora fermo un attimo. Questo è il calcio a pistola, che si toglierebbe questo pezzo qui, si svita da qui dietro, c'ha due viti, più c'ha una vite piuttosto lunga. E questo qui è il calcio a stampella, che sarebbe quello lì più tamarro di tutti. Questo, insomma, è una cosa che montato viene lungo quasi come il calcio normale. Ora questo è il calcio normale, dietro c'ha un po' di ammortizzatore per il rinculo, perché quando spari il 12 un po' di rinculo lo dà. Non che è una cosa come di quelli lì che ti arrovescia, però è un po' di rinculo, insomma, sulle spalle si sente. Questo è un po' più duro. Questo sparando, però ecco, in caso di bugout, questo si richiuderebbe. Così. Viene chiuso così sul fucile. Si può mettere eventualmente dentro uno zaino, dare meno nell'occhio quando scappa via, se viene uno scenario alla Mad Max, insomma, cosa che è possibile, però ecco, poco probabile. Io che vi volevo dire, c'è, cioè, della gente, secondo me, che ci sono delle munizioni che le chiamano a basso rinculo, che secondo me a basso rinculo vuol dire anche caricatemi, cosa che io eviterei, insomma, se proprio pensate. Cioè, una cosa che vi devo dire io, secondo me, consiglio spassionato, ecco, io ci ho tirato col 12, non è che è una cosa. Sì, lo dà in culo effettivamente, ma non è che ti butta in terra.
una cosa sostenibile soprattutto. Se una cosa, se siete una donna, anche se ci sono delle donne per dire che sparano col 12 tranquillamente, ci sono queste armi qui che le vendono sia al calibro 16 sia al calibro 20. E è potente anche il calibro 20, insomma, non è che proprio è un'arma buona anche il calibro 20, senza problemi. Costano poco di questa marca qui, ecco questo. 250 euro nuovo, fatto in Turchia. C'è tantissima gente che ce l'ha, che è contenta, anch'io sono contentissimo dell'acquisto che ho fatto. E basta, poi ci si vedrà un prossimo video con questo, una prova di sparo quando la farò al poligono con queste qui. Comunque ecco, la gente dice calibro 12, non ci ha gittate, non è vero perché. Ora mi sto filmando con il cavalletto, una cosa sicura perché non la farei mai una cosa così, però c'è il mirino qui davanti. Questa è una cosa che un mirino di un fucile, cioè di quasi tutte le armi vere lunghe che compriamo in armeria, sarebbe tarato il mirino metallico a 100 metri. Con questa a 100 metri non ci va perché è una cosa che sgrana troppo, specialmente con i piombi rossi così. E uno che ci volesse andare a caccia con un fucile di questi, con un piombo da uccellini, ecco, una cosa, fucile da caccia, c'ha un tiro utile per sparare ai tordi, alle quaglie, a questi animaletti qui, insomma, di una trentina di metri, 30-35 metri, non di più. Anche perché poi il piombo, insomma, quando spara c'è la polvere che fa scaldare il piombo e arrivato a una certa distanza si fredda e non entra più. Mentre per il tiro distante c'è questo qui, la slug. Poi una cosa, se doveste pensare che i pallettoni sgranano troppo, quest'arma qui è catalogata a caccia. Nel senso, catalogate caccia nella nostra legislazione per ora noi ne possiamo tenere un numero illimitato proprio per quanti soldi uno ci vuole buttare. E un 12 da caccia ci montate uno strozzatore se proprio pensate che sgrani troppo. Ecco, secondo me. Lo strozzatore che è difesa domestica, sono soldi un po' buttati via. Che poi una cosa che vi voglio dire, ve la dico alla fine, però ve la scrivo anche all'inizio. Io parlo, quello che sto dicendo sono mie considerazioni personali, quello che mi dà titolo a parlare è porto d'armi sportivo, io non vado a caccia, mi piacciono gli animali e caccerei solo per fame. Visto che ancora non ho fame, non caccio. Se dovessi cacciare, ecco, non caccerei con questo qui, caccerei con la carabina ad aria compressa perché questi ragazzi costano qui a Macerata 80 centesimi a cartuccio. Questo è law enforcement pure di più, siamo sull'euro e mezzo a cartuccia per fargli male. Quindi ecco, c'è un costo secondo quello che sono le mie possibilità esorbitante, la caccia. E poi ecco, io li rispetto i cacciatori, però non ci vado a caccia.
Penso di avervi detto tutto quello che vi volevo dire. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Strambo.